Cari amici di Milano 1, come vedete e sentite, siamo collegati col nostro dottore preferito, dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai? Tutto bene? Ciao, stiamo ben freschi, proprio, ma freschi, freschissimi. Oggi No, stamattina noi. verso le 11 e mezzogiorno c'erano 11 gradi, che mogliasse. Poi, Certo. Ma io insomma. infatti volevo proprio chiederti questa cosa qua, ma quindi l'estate è finita e che autunno ci aspettiamo? Già un autunno freddo freddo? L'estate è finita, non si sentono più, infatti, da 10 giorni le cicale. Ecco, le cicale hanno smesso di cantare. Basta. Quando non senti più le Sì. cicale vuol dire che l'estate è finita. Ma adesso anche i grilli sono in grossa difficoltà, perché le cicale smettevano sicuramente prima dei grilli, ma adesso sono andati in vacanza perenne proprio anche i grilli. Quindi Certo. sì, ma anche stasera saremo sotto i 10 gradi. E Paolo, si sono aperte d'estate, quest'estate si sono aperte le porte del Sahara e quindi sono arrivati i venti caldi, i 40 passa gradi. E adesso si sono aperte invece le porte di Capo Nord e tutto quanto, per cui si Sì, bene, no. vengono giù queste ventate, perché proprio belle fredde come di Certo. solito succede così, di solito succede adesso alla fine di novembre, no? Sì. Appunto, infatti era quello che Lo volevo sentire squilibrio, da prima te. che si trovi un nuovo equilibrio ci vorrà del tempo. Sì. Ci vorrà del tempo prima che ritorni l'equilibrio dei venti, perché qua sono proprio i venti che sono stati squinternati. Prima c'era Certo. questo grande bilanciamento tra tutti i vari venti. Ecco, che governavano l'equilibrio sul Mediterraneo e adesso è saltato tutto per aria. E Certo. quindi No, ci ma vorrà infatti. del tempo. Poi vedi bene, succedono disastri, la torte d'acqua, no? Guarda che cosa è successo lì nell'est Sì. Europa, Romania, Sì. Ungheria, Austria, dappertutto. Hanno detto anche che dobbiamo stare attenti anche nel sud Abbiamo. Italia, perché È pronto, Piero. possibile, è possibile. Abbiamo fatto in modo che saltasse per aria proprio l'equilibrio, che per millenni, millenni, millenni aveva governato l'equilibrio, ecco, sul Mediterraneo. Abbiamo stravolto un po' la natura, no? Sì, ma proprio tutti quanti danno la colpa alla CO2, alla emissione. Io continuo a ripetere che invece che fa sì che si spostino i venti, che i venti possano aprirsi nuove strade o che se ne chiudano delle altre, è il vapore che si solleva proprio in seguito alla costruzione dei bacini idrici, non quelle dighe di Ghete, anche queste cose bazzeccole, quelle piccole dighe che magari si trovano anche qua lungo il bacino del Trevi, no, quelle dighe gigantesche, immense, come in primis quella di Assuan, dove praticamente a 50-60 gradi all'ombra ci sono 6, 7, 800 km di acqua, che Sì. praticamente va incontro a un'evaporazione incredibile e crea una massa di vapore. Ecco, il vapore non lo governa, è lui che governa tutto quanto, crea delle barriere. Va Prima o poi bene. ci arriveranno a capirlo. Prima o poi ci Sarà. arriveranno a capirlo che bisognerà far sì che l'acqua scorra. Che l'acqua scorra libera e non imbrigliarla. Va bene. Dai, allora 342 397 2391. Se volete mandare i vostri messaggi, ce ne abbiamo già anche poi stasera da leggere. O info@dottormozzi.it se volete o dovete scrivere qualcosa di importante al dottore. Piero, noi iniziamo la nostra trasmissione come al solito con le nostre dediche, Palestina, Israele, le guerre. Quindi, tra l'altro, non so se hai sentito, ma circa 30-40 Sì, guarda. minuti Sì. fa. Siria, sono esplosi i cercapersone. In Libano condannato Sì. l'aggressione criminale israeliana, cioè nel senso che l'ha riportato, lo trovate anche poi sul Sì, sito di certo. RaiNews.it, primo ministro libanese Mikati, è stato un attacco israeliano. Anche sta roba qua, eh. Sì, guarda, questi sono i veri terroristi, ma capisci?
che continuano a dare del terrorista, dei terroristi ai palestinesi che combattono per liberarsi dal dominio, dalla persecuzione, dallo sterminio di questi farabutti delinquenti, assassini dello Stato nazista, sionista ebraico. Fermo restando che tra gli ebrei ci sono anche persone come si deve, però tra gli ebrei le persone come si distinguono da un semplice fatto, che loro si dissociano da questi crimini che quotidianamente vengono messi in atto, perché anche oggi hanno continuato i bombardamenti su Gaza e probabilmente ne hanno ammazzati un'altra cinquantina. Sì. Pensa a te che bastardi, che farabutti. Il bello è questo, che tu hai sentito parlare qualcuno qua, no? Ad esempio c'era il premier inglese, britannico, che si è incontrato con la signora Giorgia. Hai sentito parlare, dire qualcosa in merito alla questione? Alla questione della Palestina, di Gaza e Cisgiordania, nulla, sono Certo. complici, vorrei, corresponsabili di questo sterminio, perché continuano a foraggiare, dargli soldi e armi, perché se smettessero di dargli soldi e armi, costoro sarebbero in braghe di tela. È tutto lì. Sì. Pensa a te che cosa ho visto adesso a Gerico, quei bastardi proprio di coloni ebraici, farabutti, delinquenti, nazisti. Il Ku Klux Klan degli anni 2000 e hanno avvelenato un intero gregge, ossia hanno avvelenato l'acqua da cui si abbeverano le pecore. Più di 50 capi uccisi. Pensa a che cosa arrivano questi farabutti. Mamma mia, che brutta gente. Riesco sempre più a capire come mai nei secoli, nei millenni, questa gente è stata colpita dagli altri popoli. Vedevano la malvagità, la ferocia che è dentro costoro. Fermo restando che ben venga Sara Friedland, Monio Vadia e tutti quegli altri, mica tanti, ma molti, ecco, che si dissociano da questi criminali. Ma è la Sì. feccia, il signor Sergio M., Giorgia M., Antonio T., Matteo S., Elena Etel, e tutti gli altri nulla dicono, nulla, non ce n'è uno che alza il dito e dice basta, è ora di finirla, fuori, interrompiamo tutte le relazioni con questo stato nazista e sionista ebraico fino a che non la smette. A parte che sarebbe sufficiente interrompere il flusso di armi che va verso quegli assassini, quei delinquenti. I popoli musulmani, islamici, se fossero un po' più coerenti, avrebbero già fatto in modo Sì. di castigare questa banda di farabutti. Sono quattro gatti spelacchiati che tengono in ostaggio il pianeta perché sono detentori di armi atomiche, ma però Sì. verrebbero proprio spinti in mare, a buttarsi in mare per salvarsi. No, ma neanche gente, sono esseri satanici, figli di Satana, e Satana li porterà da dove sono venuti. Volevi ancora dire qualcosa? Guarda, sono totalmente stomacato, soprattutto stomacato da dai farabutti occidentali che sostengono e sostengono proprio questi criminali. Questi sono macellai dell'umanità. Senti, volevo dirti che guardando poi il sito di Rai News, quando ho visto questa ultima notizia, sotto c'era un piedino, ho detto, ma Zelensky, dichiarazioni di Zelensky, ho aperto e c'è scritto, sempre appunto sul sito di RaiNews.it, Zelensky dichiara che il piano per la vittoria è pronto al 90%, ormai ci siamo. Ma Sì, va se bene. Forse la guardiamo vittoria l'altro 10%. supera Enalotto, non lo so, altra storia, altro tradimento, tradimento dell'Europa, tradimento dell'Italia, tutti i soldi buttati lì dentro, buttati lì sotto forma di armi, di aiuti economici. Mamma mia, che roba. E qua la gente che deve rimboccarsi e stare a rimboccarsi le maniche per ricostruire le zone terremotate, le zone alluvionate, le zone franate. Mamma mia, che roba! Traditori, traditori dell'Italia. Che ribrezzo, che nausea, che vomito questa gente, proprio traditori. Ma arriverà il momento che dovranno proprio rimpiangere di non essersi impegnati per far sì che
cose prendessero tutto un altro piede. Sì, ma poi c'è da dire anche perché cosa, voglio dire, cioè per litigare, fare la guerra, ma perché cosa? Cioè, dove sono i benefici? Siamo tutti qua, ma arriviamo, facciamo e poi No, no, qua sono i malefici, qua sono i malefici. I malefici a cui deve sottostare l'Europa, i popoli europei e l'Italia. E questi sono malefici, perché tutto quello che viene fatto pro Ucraina va a scapito del popolo italiano e dei popoli europei, No, certamente. ma certo, ma infatti io Piero, quello che dico io è siamo di passaggio, no? E negli anni del nostro passaggio non è più bello dire faccio qualcosa di buono, piuttosto che qualcosa che ammazza la gente, la guerra, ma no, ma cioè, gli anni che sei di passaggio su questa terra, cerca di fare qualcosa di buono, di utile, no? Cioè, per qualcuno che, vabbè, comunque io la penso in un Ma modo. ti rendi conto che prendano dei provvedimenti assurdi per quanto riguarda le storie green e via dicendo, basta motori a scoppio, eccetera. E poi continuo, pensa a te che razza di inquinamento viene creato lì dove stanno combattendo in Ucraina, e l'inquinamento, pensa a te, Gaza e la Cisgiordania, immagina te che razza di inquinamento. E costoro continuano a menarla sull'abbassare l'inquinamento e tutto quanto, basta, macchine con motori, insomma, con combustibile fossile. Ma veramente sono gente proprio. Sì, poi dopo nelle grandi città è tutto cementificato, quindi voglio dire, Sì. non è che ci sono poi tanti parchi, tante aree verdi, cioè hanno cementificato tutto quello che si poteva fare, no? E sempre No, di no, ma più. al di là di quello, ma dimmi te, che inquinamento crea? Ecco, un missile che esplode, una bomba che Ah. esplode, tutti dimmi te, Sì. magari hanno messo a punto dei missili che non producono, ecco, scorie di nessun tipo, i carri armati, ecco, che magari stanno Elettrici. carri armati elettrici. E Mamma mia. noi proprio pecoroni, comunque a proposito di pecore, proprio queste qua, i coloni proprio sono la feccia delle fecce, proprio brutta gente, ma non sono neanche gente, sono proprio figli di Satana, che se ne pentiranno amaramente, se non adesso e poi. Certamente se i popoli, gli stati musulmani, islamici, invece che ognuno farsi corrompere da una parte o dall'altra, si equalizzassero, la storia prenderebbe tutta un'altra piega. Ci Comunque, gli credo. romani avevano capito divide et impera, e quindi. Piero, c'è da parlare anche del bombardamento che. Sì, certamente. Devo ringraziare per la seconda volta Paolo Russo di Vittorio Veneto, che mi ha mandato la settimana scorsa la segnalazione per due bombardamenti, uno quello di Serravalle, quartiere attualmente di Vittorio Veneto, e adesso quello di Sacile, provincia di Pordenone, quindi nel Friuli Venezia Giulia. E avvenne domenica, come spesso e volentieri è successo, domenica 5 novembre 1944. Vennero sganciate all'incirca 60 ordigni sopra Sacile. Praticamente ci furono 33 morti, di cui la metà bambini, il più piccolo aveva 1 anno, la più grande 15. E poi ci fu la storia di una famiglia, la famiglia Bagliana, che aveva una casa con annesso giardino, il signor Bagliana aveva costruito un rifugio antiaereo nel giardino, ma un ordigno cadde proprio nel giardino e fece 17 morti, di cui 12 bambini. E 5 erano i figli di casa Bagliana. In seguito Luigi e Carmela Bagliana si impegnarono grandemente, loro furono proprio, evitarono queste bombe, e si impegnarono socialmente moltissimo. Tra l'altro negli anni 50 venne ricostruita la casa e fu eretto all'interno del giardino un anfiteatro con dei gradoni.
Al centro venne eretta una statua in ferro della Madonna, come ricordo di quel dramma, di quella cosa terrificante. Fecero donazioni, bravissima, bravissimi. Dopo aver perso 5 figli, si impegnarono in un modo eccezionale. Fecero donazioni per ampliare la scuola media. Bravo, Certo. signor Russo, bravo, bravissimo, la ringrazio grandemente. E spero che siano altre persone che mi segnalano crimini di questo tipo. Questi crimini altri che contro l'umanità, crimini contro tutti. Contro tutto e Certo. contro tutti. L'hanno fatta franca il Signore. I Sì, signori, gli sì, sì. eredi dello zio Sam e gli orfanelli di Elisabetta l'hanno fatta franca. Piero, prima E di... se, e c'è sempre da c'è sempre il dilemma, eh? Quale? I partigiani palestinesi vengono chiamati terroristi. I Ah, ok. partigiani italiani che volevano liberarsi dal dominio nazista, invece i partigiani palestinesi vogliono liberarsi dal dominio, dal sopruso dello Stato nazista, sionista, ebraico, quelli vengono chiamati terroristi. I partigiani invece eroi, liberatori. È incredibile. I due Sì. Prima pesi e le due misure. di leggere un po' di messaggi, ricordiamo che fra pochi giorni, il 28, ci sarà una conferenza a Savona. La 12 giorni. manifestazione, appunto, la manifestazione, però, la fiera si chiama YBio e dura 27, 28, 29 settembre. Appunto, il giorno 28 alle ore 14 sarà la conferenza con Martino Mozzi. L'ingresso è gratuito. Si terrà alla fortezza del Priamar, quindi a Savona, e ovviamente io saprò riprenderla, però non saremo in diretta, quindi la potrete trovare poi nei giorni a seguire. Chi è vicino è un'occasione, secondo me, molto utile per intanto partecipare alla conferenza, ma poi poter fare le proprie domande, no? Quindi se c'è Sì, la cosa qualcosa. importante è quella, la cosa importante è quella, perché sennò poi la gente scrive, manda mail, cerca contatti, quando invece basterebbe un poco di buona volontà, di impegno, fare tra l'altro una bella escursione in quel di Savona, in quel posto stupendo che è quella Priamar, ecco, quella roccaforte che domina tutto quanto il mare antistante Savona. Quindi potrebbero così togliersi un po' di dubbi, di voglia di porre dei quesiti, delle domande. E va E poi bene. si unisce l'utile al dilettevole, così si dice, no? Certamente, certamente, sì. Ecco, quindi andiamo a Savona, venite a Savona. Allora, Piero, abbiamo un po' di messaggi. Allora, a parte che c'è una signora che mi ha scritto, anzi, mi ha tirato le orecchie, la signora Deborah, che dice: Ah, ma l'ultima versione del libro, io vorrei comprare il libro, ma non capisco qual è l'ultimo libro. Allora, sì, mi ha scritto anche 2 giorni fa. Adesso mi ha riscritto oggi, intanto le chiedo scusi signora, però i messaggi sono veramente tanti, non è che io sto attaccato al tablet dalla mattina alla sera, faccio Va anche bene. qualcosa d'altro. Il libro è quello bianco, cioè la copertina bianca con le scritte viola e una striscia azzurrina, diciamo, con scritto Prevenire, curare, guarire. Poi c'è scritto La nuova dieta del dottor Mozzi, questo è l'ultimo libro. Però lo diciamo sempre in trasmissione, lo facciamo anche vedere Certo, praticamente sempre. che la versione Comunque aggiornata, la l'ultimo è quello versione lì. aggiornata della nuova dieta, sì. L'ultimo è Certamente. quello lì. C'è stata un'altra domanda che ti dico a te, ma potevo dirlo anche a Martino. Mi chiedono se ci sarà un'aggiunta sui fitoterapici, cioè nel senso se ci sono altre erbe, se c'era una nuova edizione di quel libro lì dei consigli Sì, fitoterapici. è possibile, è possibile, è Però possibile, non a però te, non non velocemente. posso. E insomma, adesso Va qui bene, siamo presi, ce lo so. qui a Mogliazze, siamo presi da tanti disguidi, da tante problematiche. Comunque ci terrà informato se per caso ci sarà qualcosa, perché lo Certo, chiedono se ce certamente, ne sono certamente. delle cose. Infatti, le persone che vanno a Savona possono chiedere al direttissimo interessato.
dire. Allora, Perfetto. rifacciamo il prolungamento, anzi, facciamo il prolungamento della fitoterapia per i gruppi sanguigni. Va bene, allora chiederemo a Martino a Savona, dai. Ok. Certamente. Cerchi un'alternativa ai soliti gusti? Allora il Fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa e molto altro. Prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Sul web negozio.ilfruttarolo.it. O arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Per una vacanza da sogno in Sardegna, il Cala Rosa Club Hotel di Stimpino è la scelta migliore. Tutti i servizi e i comfort di un villaggio 4 stelle situato in un lussureggiante giardino a due passi dal mare, nei pressi della suggestiva spiaggia de La Pelosa, dalla sabbia finissima e dalle acque smeraldine. Oasi di relax, sport e svago per coppie e famiglie. Il Cala Rosa è un family hotel. Vi aspettiamo anche al Bellevue Hotel, un moderno 3 stelle situato nella storica città di Pesaro in Riviera Adriatica. Recentemente ristrutturato, offre tutti i comfort e i servizi direttamente sul mare. Piscina, garage, nuovissime camere vista mare, ottima cucina, ricco programma di escursioni per scoprire le ricchezze dell'entroterra marchigiano. Visitate il sito www.signoriniHotels.it. FBio è una nuova idea di cosmesi naturale. Con un'ampia gamma di prodotti di cosmesi solida offriamo soluzioni per ogni esigenza. Shampoo, balsamo, doccia schiuma, scrub solidi certificati bio e vegan. Per il vostro benessere davvero sostenibile, scoprite e provate i prodotti FBio. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale fbio.it. Milano1.it è informazione, sport, salute, alimentazione, lifestylist, made in Italy e tanto altro ancora. Ci puoi vedere, sentire, seguire dove e quando vuoi sul sito ufficiale della nostra testata giornalistica Milano1.it, su YouTube, sulla nostra web radio, in podcast su Spotify, Facebook, Instagram, scaricando la nostra app gratuitamente. Per interagire con noi puoi scrivere al numero WhatsApp 342 397 2391. Milano1.it, la tua compagnia senza confini. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno. Da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Leggo un po' di domande. Allora, Sabina, tra l'altro, scrive da Udine, quindi facciamo anche i complimenti a Udine per l'Udinese, che è prima in classifica in campionato. L'Udinese è prima in classifica a dispetto di tutti i pronostici. E quindi va bene, beh, sì, evviva. Sicuramente non è una squadra che ha speso quello che hanno speso, diciamo, le big, eh? Però no, sono lì, poi sono complimenti. Molto oculati. La famiglia Pozzo, che è quella che gestisce l'Udinese da anni, da decenni, è molto oculata. Va sempre alla ricerca di nuovi talenti, che poi li acquista, li valorizza e poi li rivende guadagnando dei bei soldoni, che poi reinveste. È un gioco proprio. Da un certo. Po' di anni che porta avanti la salvezza abbastanza facilmente. L'anno scorso è stato un po' tribolata, ma è così. Vabbè, però oggi come oggi possiamo solo fargli i complimenti. Sono primi, certo. Sono primi. Guarda, l'altro anno che aveva tra le sue file l'Udinese, Betto, che era un bravo attaccante, bravo, bravissimo, che si comportava proprio bene, che è stato venduto a fior di quattrini, anzi a fior di sterline. È andato in Gran Bretagna, in Inghilterra, e in Inghilterra non ha assolutamente combinato granché.
Per cui a volte proprio anche la situazione domestica che fa sì che un uomo, un calciatore, un atleta possa rendere al meglio. In altri ambienti invece magari non si trova a suo agio, non si trova ben amalgamato e quindi. Va bene, va bene. Allora, ti leggo Sabina, è alta 1,70 m x 53 kg, gruppo 0 negativo, segue la dieta. Un mese fa, si è scottata la lingua con l'acqua calda. A tutt'oggi non sento né il dolce né il salato. Chiedevo al dottore se c'è qualcosa che si può fare per cercare di guarire, di sistemare questa problematica. Grazie. Ma allora, prima di assumere dei liquidi caldi bollenti, la prima cosa da fare, al di là che uno può usare il dito piegandolo, ecco, perché così lo sente, invece quando c'è proprio in ballo l'acqua calda, tipo che uno deve fare dei bucati, allora si usa il gomito, però insomma ce ne vuole prima di tutto, casomai quando uno vede che l'acqua è molto calda, prende un cucchiaio, un cucchiaino, la sorseggia. Oppure ci appoggia vicino le labbra prima di proprio far sì che entri in bocca. E è una brutta storia quando ci sono in ballo le problematiche sulla lingua. Comunque, con pazienza dovrebbe rientrare e ritornare tutto quanto. Certamente con me, Certo. ma si vede che ha preso una bella scottata. E penso anch'io, devo essere onesto. Vabbè, anche perché sulla lingua non si possono usare prodotti fitoterapici, robe del Ah genere. no, Cioè. sulla lingua non niente. Può Niente. magari provare una cosa che le può fare bene, masticare per bene della carne cruda o del pesce crudo. Cavallo crudo, manzo crudo, vitello crudo, salmone crudo, anche il persico crudo. Sì. Va Masticandoli bene. bene, che possono far sì che avvenga una buona riepitelizzazione della lingua, perché lì probabilmente è saltato tutto l'epitelio che riveste la lingua. Ok. Va bene. Allora, altro messaggio. Elena scrive da Lerici. Siamo stati a fare una conferenza a Lerici. Siamo stati l'altro anno, ad agosto. Bel posto, 7 agosto, complimenti sì. per quello. Allora, è una mamma, scrive per suo figlio che ha 12 anni, che è un gruppo A. Da quest'estate dice gli ha comprato su una ciste all'altezza del sopracciglio e non se ne va. Mi hanno proposto l'incisione, ma io sto temporeggiando. Mio figlio non segue la dieta del gruppo sanguigno, l'unico latticino che usa è un po' di parmigiano che consuma non più di 3 volte alla settimana. Il gelato lo mangia, ma con latte di soia e per il resto niente. Grazie se potete darmi un consiglio, se il dottore può darmi un consiglio. Grazie mille. E a parte il fatto che sarebbe opportuno darci un occhio, vederla, valutarla, vedere che dimensioni ha, che colore ha. E quindi, però certamente, se è comparsa una ciste, vuol dire che ci può essere, insomma, che questo ragazzino si sia messo a consumare, ad assumere degli alimenti, delle sostanze che hanno scatenato questa formazione cistica, caramelle, caramelline, chewing gum, cacao, cioccolato, ci possono essere tante cose, non solamente i gelati. E gli zuccheri tutti possono essere corresponsabili. E poi, non lo so, carne e salumi di maiale, non solamente i formaggi. Sicuramente è un qualcosa che il ragazzo assumendo in modo abbastanza continuato, e soprattutto da vedere le dimensioni dove è proprio posizionata la ciste, perché volendo potrebbe la mamma applicare un cataplasma di argilla nottetempo sopra questa cista, spessore 1 cm circa, fermarla con del cerotipo allergico e poi fissare il tutto con quelle reti tubolari un po' che bloccano e che fermano eventuali fasciature.
Ok, va bene. Allora, Piero, qua c'è un altro messaggio con tagli Attenzione, sulla lingua, però. attenzione anche all'eccesso di semi oleosi. Poi bisognerebbe sapere appunto quali sono le abitudini alimentari di questo ragazzino. Va bene, allora magari la sua mamma gli diciamo di scriverci qualcosa di più e nella prossima puntata magari gli dai un consiglio in più. Ti dicevo che è arrivato un messaggio della signora Marisa, che ha 70 anni, gruppo A, 1,58 m per 67 kg, vive, è della zona di Cremona, e ha un problema con solchi sulla lingua, non è bruciatura, è solchi sulla lingua, però ci dice cosa mangia. Al mattino yogurt di soia con cereali senza glutine, mezzogiorno pollo o pesce con verdure, a cena o nulla o solo verdure. Non uso latticini, non uso glutine derivati del latte. Prendo 3 volte al giorno la tintura madre di calendula con acqua. Grazie per le vostre trasmissioni, se mi potete dire qualcosa. Beh, intanto bisognerebbe sapere da quanto tempo la lingua presenta queste solcature, queste fessurazioni, perché magari non è detto che si siano formate in questo ultimo periodo. Gruppo A, no? Ha detto la signora? La signora è gruppo A, sì, gruppo A. Bisognerebbe sapere da quand'è che la lingua si presenta in quel modo lì. E molto probabilmente, quando avvengono questi solchi, che si formano questi solchi sulla superficie della lingua, è possibile che ci sia una carenza di vitamine. È molto facile, molto probabile. Però bisogna sapere, perché un conto potrebbe essere che questa alimentazione di cui ha parlato lei adesso è l'alimentazione che sta seguendo da un periodo abbastanza breve. Però non ci ha detto prima, in precedenza, appunto, quando è cominciata l'avventura di questi solchi. E non è facile, poi una volta che si sono formate, create queste solcature, non è facile proprio fare in modo che si ristabilisca bene la superficie linguale. Ok. Pesce, pesce, che Senti, qua aumenti il invece. pesce. Il pesce e le verdure giuste. Comunque, come le ho Certo. detto, signora, facilmente c'è stato un periodo in cui lei è andata incontro a una carenza vitaminica. Senti, qua invece c'è una signora che scrive adesso, sto Sì. leggendo, la signora Marisa, 32 anni, che è un gruppo A, dice: da 2 mesi mi è venuta una forte dermatite, una cosa che non mi è mai venuta prima, cioè a 32 anni com'è possibile che mi sia venuta? Dice che è Come a andata al mare 32 anni? quest'estate. Come a 32 anni? È possibile a qualsiasi età, secondo degli alimenti che introduce, il suo organismo reagisce, il suo sistema immunitario reagisce, è meglio che reagisca con uno sfogo cutaneo piuttosto che reagire con problematiche che vanno a colpire gli organi interni. Ma anche qua la signora Marisa non ci dice niente delle sue abitudini estive dal punto di vista alimentare. I pomodori No, c'entrano qualcosa? Niente? guarda, ha scritto che quest'estate faceva colazione con 3 biscotti al cioccolato e il cappuccio, cosa che prima non faceva mai. Appunto, se le è comparso il cappuccio, un'altra volta va al mare, ma si porta dietro la scorta di latte di soia, di mandorle, e si fa il cappuccio in quel modo lì. Certamente, usa il latte, biscotti, quindi latte, glutine, ma più il latte che il glutine, e arriva la dermatite. Poi bisogna vedere se era al mare, com'è che si alimentava. Si alimentava in un albergo o si alimentava in una casa dove gestiva lei la sua alimentazione? Perché è Certo. impossibile. Comunque, Sì, per sì. arrivare ad avere una dermatite, ci vogliono degli alimenti che una persona introduce frequentemente, non dico quotidianamente, ma quasi. Poi si è andata avanti Certo. per il periodo così del soggiorno al mare, quotidianamente con il cappuccio, è più che possibile una dermatite. Adesso, Sì. signora, faccia in modo di, insomma,
stare molto molto più attenta. I biscotti, eventualmente, se affezionate a qualcosa di dolce, passi ai cosiddetti brutti e buoni, ecco, oppure la torta di mandorle, e passi al cappuccio di soia o al cappuccio con latte o di riso, eventualmente, oppure con latte di mandorle. Sì. Latte, yogurt e formaggi, meno li vede, meglio sta. I pomodori, se li scordi, spero che non mangi frequentemente carne e salumi di maiale. Tutte cose che le possono scatenare, determinare una reazione di intolleranza che si manifesta appunto con formazione di dermatite. Ah, certo. Va bene, Piero, c'era una cosa che invece mi ha scritto un ragazzo qualche giorno fa, adesso non lo trovo sotto mano, ma era inerente allo yogurt greco. Mi sembrava si chiamasse Marco, 19, cioè giovane, e siccome va in 19 anni. palestra, voleva chiederti se la colazione del mattino con lo yogurt greco va bene. E che 18-19 anni, gruppo del sangue di Marco? È un gruppo A. Gruppo Adesso A. l'ho beccato, lo Ma so, che sì. passi allo yogurt di soia? Decisamente meglio. Sei proprio appassionato a un qualcosa così di semisolido, semiliquido, cremoso? Yogurt di soia, con i mirtilli, buono. O se no ci mette dentro lui, la sua frutta di stagione. Yogurt normale, bianco, a cui aggiunge lui Certo. della frutta adatta, adeguata, però un gruppo A che fa attività fisica, magari è meglio se si affida alle uova, invece che allo yogurt, almeno con le uova ha un bel apporto di proteine. Certo. E adesso è iniziata anche la scuola, Piero. Quindi una colazione per la scuola, per i Comincio. ragazzi giovani, ragazzi e ragazze, perché non A vorrei quelli mai di che poi gruppo pensino. 0, a quelli di gruppo 0 gli diamo una tazza d'acqua tiepida e un fagottino poi da portarsi a scuola, così a metà mattina che gli viene fame fa la colazione merenda di metà mattino, e gli altri gruppi tipo gruppo A con uno yogurt di soia o un frutto ha già fatto una buona colazione, ma con le uova tutti gli altri tre gruppi ci vanno più che d'accordo. Quindi uova al gruppo A, gruppo B e gruppo AB. Poi si può variare con i vari tipi di frutta, oppure con, non lo so, con un poco di semi oleosi ci può stare. Poi ci sono anche tante altre variabili, non so, i vari fiocchi, latte di soia per un gruppo A con fiocchi di riso, di mais, di grano saraceno, che adesso con questo freddo qua, il grano saraceno è arrivato il momento di tirarlo fuori. Ecco perché va bene sospenderlo nella stagione calda, ma quando si arriva a queste temperature, il grano saraceno serve come per dare proprio sviluppare calore. Certo. Va bene. Allora, ti leggo questo messaggio invece della signora Graziella che scrive da Milano e ha 67 anni, è un gruppo B, è alta 1,65 m, pesa 45 kg. Dice, da poco seguo la dieta, ho sempre sofferto di vene varicose e con questa vostra dieta, la dieta del dottor Mozzi, ho visto che non peggiorano più. Vorrei capire addirittura se si può risolvere il problema capendo quali sono e possono essere gli alimenti giusti da togliere. Io comunque mangio carne, pesce, uova, verdura tutti i giorni, riso, miglio e legumi. Pochissima Certo. frutta, solo di stagione, tra l'altro, e pochissimi latticini. I dolci quasi mai, solamente nelle occasioni un po' di festa, diciamo. Certo. Sì, brava signora, i latticini che molto probabilmente sono stati i responsabili principali, ecco, è un bel lavoro che proprio li lasci perdere, li sospende, tranne che proprio quelle volte di cui non ne può fare a meno, che tanto non sarà mica introdurre una volta semere in anno, appunto. Qualcosa che ha a che fare con il latte e i derivati del latte che le causi un peggioramento delle sue varici. E poi le altre cose sono la carne e i salumi di maiale, il pollo, tremendi, i fritti e i soffritti,
I dolci, in particolare i dolci, ecco, tanto per dire i dolci che contengono dei semi oleosi, attenzione ai semi oleosi, ecco, proprio tipo gruppo B, quei semi oleosi, a parte pochi esemplari, meno li vede, meglio sta, perché possono essere decisamente tremendi. Ad esempio, pinoli, semi di zucca, semi di girasole, nocciole, arachidi, pistacchi. Guarda, proprio stamane che ritorno da Piacenza e mi sono fermato in un supermercato perché volevo acquistare del pesce. E lì, intanto che guardavo, mi ero fermato allo scaffale delle varie gallette di cereali soffiati, e ce n'era lì una quantità industriale, e lì proprio quasi quasi a perdere la vista nel cercare tra gli ingredienti quali erano proprio quelli effettivamente contenuti, perché sai, li scrivono talmente minuscoli che uno proprio deve andare a cercarli con l'anternino, quasi qua. E lì mi ferma una signora che era tantissimo tempo che non ci vedevamo e niente, ci riconosciamo, mi parla della storia di suo marito colpito da un tumore alla prostata, gruppo del sangue B. E quest'uomo, siccome aveva letto, saputo che ad esempio i semi di zucca possono fare bene, e lui si è messo a mangiare un bel po' di semi di zucca e, come non bastasse i semi di zucca, anche ad assumere un bel po' di olio di semi di zucca. Per cui apriti cielo. Infatti diceva, ma in effetti, ultimamente gli esami erano, dopo l'intervento che aveva avuto, c'è stato un periodo discreto e poi gli esami avevano ripreso a non essere proprio nel modo più corretto possibile. E l'ho detto, certamente, se tutti i giorni utilizza, ecco, semi di zucca e olio di semi di zucca, una persona di gruppo B può andare incontro a delle problematiche anche abbastanza severe. Quindi, signora, attenzione per le sue vene a certe cose. Non so se lei utilizza del vino. Dove abita la signora? Ce l'ha detto? No, no, sì. Aspetta, quella con le vene varicose, da Milano. Sì, Milano, signora. Oramai l'estate è finita, appunto. Come dicevamo all'inizio, le cicale sono sparite. L'estate prossima trovi il modo e il tempo di trascorrere un periodo di vacanze in quel di Bobbio, che così va nelle acque del Trebbia, belle, correnti, chiare, limpide, fresche, a camminare proprio dentro l'acqua del Trebbia. E poi si può anche approfittare, se uno fa un soggiorno a Bobbio, delle vasche con le acque cosiddette salate, acque termali che sgorgano libere, dove una persona può andare proprio a immergersi con le gambe. Sicuramente gli effetti benefici si vedono e si notano. Certo, va bene. Piero, qua c'è Ivan che ci scrive dalla provincia di Treviso e scrive anche: sono nato nel 1964, il 18 marzo, e sono segno Capricorno. Chilogrammi 72, sono alto 1,77 m. Il mio problema è che intanto seguo la dieta del dottore da un mese perché vi ho trovato da poco. Ho sempre le caviglie gonfie e piedi e caviglie gonfie. Tra l'altro io bevo anche il caffè di cicoria 3 volte al giorno, cioè la mattina, a pranzo e dopo cena. Non vorrei che magari sia questo il problema, chiede lui. Che gruppo del sangue ha? Il Lui è signor gruppo Ivan? 0, è Gruppo gruppo 0. 0. Ma non è che magari si fa prendere ancora la mano dalla frutta? Perché la frutta può creare dei bei problemi alle persone di gruppo 0, tra cui proprio quello della ritenzione di liquidi, in particolare a livello delle caviglie. Quindi attenzione, prova a sospendere la frutta e stia attento, perché anche con i cereali senza glutine, come ad esempio riso e miglio, soprattutto se uno se li mangia a cena, al mattino si può trovare svegliare con le caviglie che sono un po' gonfie. Certamente c'è stata un'estate di quelle belle toste, belle calde, e sicuramente quello può aver influito. Certo.
Senti, ma il detto che il consiglio, o meglio, che qualcuno dice, è meglio dormire la sera con i piedi un po' in alto, per aiutare la circolazione, è una cosa vera o una cosa... Sì, dipende se proprio una persona ha tendenza agli edemi, per cui può benissimo adottare questo, mette un cuscino all'estremità sotto il materasso, all'altezza dei piedi, va bene, ma però in genere è sufficiente la posizione sdraiata per garantire una buona riattivazione della circolazione periferica, del riassorbimento dei liquidi. E poi attenzione, ecco, signor Ivan, da non assumere troppi liquidi, perché qua con la storia che bisogna bere, bere, ribere, ecco, poi può essere che qualcuno si può prendere la mano da tutti questi liquidi e poi se li trova, ecco, dove meno magari sarebbe opportuno. Sì. Va bene, allora ti No, leggo perché l'ultima, mi è dai. capitato anche in questo ultimo periodo un signore che poi anche lui, a lui venivano i dubbi e diceva, ma sì, effettivamente mi hanno dato, e ci siamo visti domenica, ecco, tra l'altro è un bravo sacerdote, e mi ha detto sì, mi ha detto che devo bere molto, perché pare che sia l'inizio di una qualche problematica legata alla funzionalità renale, che poi non è che ci fosse nessun vero segno di insufficienza renale. Mi hanno detto di bere bere tanta acqua e poi gli hanno dato anche dei diuretici e lui stesso mi ha detto: ma mi è venuto il dubbio, ma perché mi danno i diuretici e nel contempo mi dicono che devo bere tanto? Probabilmente qualcuno usa la testa. Forse se uno ha la Sì. tendenza a trattenere i liquidi, forse sarebbe opportuno non dirgli di bere tanto, Libera perché molto. sennò poi uno beve tanto, trattiene i liquidi, gli vengono dati dei diuretici per eliminare l'eccesso di liquidi. Certo. Ricordatevi che Piero Mozzi non detiene verità assolute, detiene certamente tanta esperienza e tanto buonsenso e tanta conoscenza pratica, però le verità assolute stanno da un'altra parte. Non so di preciso dove alberghino le verità assolute, restando che io non le detengo. Dai, te ne leggo ancora uno, che la signora Liliana, gruppo A, scrive da Meda e dice: seguo la dieta con ottimi risultati e faccio i complimenti al dottore. Volevo solamente dire che ogni tanto mi si formano sul viso delle palline di grasso e non riesco a capire perché, perché sono brava e seguo proprio alla lettera. Come mai? E magari dipende, un eccesso di semi oleosi anche lei, un eccesso di amidi, compresi gli amidi anche senza glutine, quelli adatti al gruppo A come riso, miglio, ecco mais, un eccesso di grassi, anche sotto forma di oli, olio extravergine d'oliva, oli vari, quindi a volte, però a volte sì, e poi si spariscono, non si vedono più, vengono riassorbiti. La Va bene, dai. signora Liliana però non è quella che è stata nominata a dei gradini No, elevati, eh? No, no, perché non lo so, se si chiama, ha scritto così, Liliana, gruppo A da no Meda. le avremmo chiesto una dissociazione. Ecco, quindi Va bene. va bene. Piero, allora io ti ringrazio anche per questa sera, abbiamo parlato un po', abbiamo fatto un po' di compagnia, hai dato un po' di risposte alle domande da casa. Grazie a tutti che ci seguite sempre con tanto affetto. Mi ricordo Sì. che il 28 siamo a Savona con Martino Mozzi, YBio, alle ore 14 ci sarà la conferenza e quindi alla Fortezza del Priamar. Se siete nei paraggi o avete voglia di venire a vedere un bel posto e seguire una bella conferenza, venite, vi aspettiamo. Giusto, Piero? Conto se sono a Savona, un conto se sono a Paragi. Paraggio Appunto, è un bel posto comunque, dai. appunto. Tutto. Vabbè, dai, tutta la Va Liguria è bene. bella. E Va bene, Piero. non ridite, scandalizzatevi, non ridite.
Mandateli a dire a tutti questi corresponsabili di questi assatanati terroristi, criminali, sterminatori. Mandateli a dire, non è pensabile. Quello che sta succedendo non è pensabile con il nostro sostegno, con il sostegno di noi paesi democratici occidentali che portano avanti la democrazia e la libertà, ma che portiamo avanti lo sterminio, portiamo avanti le nefandezze. Portiamo avanti la mafia vera, suprema, che sta sul pianeta, sotto forma di Tano, sotto forma di Wewe, sotto forma di Zio Sam e via dicendo. Queste sono le schifezze, le nefandezze da cui bisogna dissociarsi, dissociarsi e proprio mandarli a dire che fanno ribrezzo, fanno ribrezzo. Va bene. Un È saluto a tutti vero. quanti. Sì. Ci Grazie. Ciao Piero. Buona serata a vediamo. tutti quanti. Ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima. Grazie. Certamente. Evviva. Ciao Piero. Ciao ciao. Ciao.